Questa qui è la mia colazione, raghi, mangio i nuovi Ringo, questi qui, Ringo Twin, vaniglia, croccante e sottile, vaniglia, croccante e sottile, non la vaniglia croccante e sottile, comunque sono questi qua super buoni, sono sottilissimi, dopo ve li faccio vedere. E poi mangio due Crispy al cocco e il mio latte HD, rigorosamente HD, senza lattosio. Ragazzi, un Mr. Kevin allo specchio, cioè nell'iPad. I miei capelli in questo video, cioè i miei capelli qui. Ragazzi, Samuele, è vero che dal vivo qui sono uguale? Guardami, da qui, cioè. No? Dai, bugiardo. Ecco, per chi si fosse perso il video dell'organizzazione del mio canale, ve lo lascio, comunque scorrete nel canale e lo troverete. Ragazzi, ve se ama, vero? Bello sei tu. No. Ragazzi, ho preso sonno, Mr. Kevin. Samu, dai, non riprendi. Suoni bene, stiamo facendo con Samu i compiti. Ha una voglia, Samu, di fare i compiti. Non è indifferente. Quindi. Quante volte ho detto non in una frase, in un momento? Allora, Samu, dai, che materia hai? Non li va. Prendi porcellino intanto. Tieni. Questo è il borsellino. L'altro. Questo qui. Che cos'è? Che materia? Italiano? O geologia? Geologia. Che materia hai? Italiano. Che tratti male la gente, sa? Io Che sono scemunito. sono scimunito? Grazie. Ho Come perso vedete? pure la matita, ma vado. Ha sbattuto il borsellino per terra. Che palle. Raccogli, dai. Non trovo la La matita sta matita. lì nel centro, nel tuo coso. Sangue di coso? Questo? Va per la matita. Cioè, ragazzi, Samuele, muoviti. Samuele. Dai, muoviti, perché mi sono stancato oggi, già. Non posso neanche addrizzare, devo fare i compiti con questi. Allora. Quali esercizi sono? Scrivi in ordine alfabetico le seguenti parole. Zitto. Felice. Tutti e quattro? Ho preso un quaderno. Quale sul quaderno? Boh, non mi ricordo. Ma per quando sono? Sabato. Te le fai per forza oggi, eh? E tanto perché andare al calcetto domani? Comunque ragazzi, Samu è bravissimo a fare i compiti. Li sai scrivere in ordine alfabetico quelle? Come no? Ora ti aiuto io a scrivere in ordine alfabetico. Quelle. Scrivimeli tu. Te li dico io. E giù! Tanta bandiera. Ragazzi, sono con Samu e se lo sono ad accompagnare a catechismo. Comunque, la voglia di andare non è proprio delle migliori, diciamocelo, perché non voleva andare, però comunque è d'obbligo e deve andare, ragazzi, punto e basta. Quindi noi ci vediamo sicuramente dopo. Saluta, Sam. Ciao! È presto per andare al catechismo, infatti stiamo facendo tipo il giro più lungo con Samu. Vedete, siamo mezzo alla vegetazione, tipo.
Ci siamo allontanati da casa. Samuele non vuole andare. Samuele, il catechismo sono due cose. Catechismo è una merda. No, Samuele, non si dice. Vabbè. Non fare, ragazzi. Se a lui non gli piace non possiamo mica fa niente. Quindi, però deve andare. Forse esce un po' prima. Forse. Penso di sì. Che esce un po' prima. È vero, Sa? Uscirà un po' prima. Alle 7? Che dici? Stasera fa un freddo della mia nonna. Fa un frio. Stasera è frio. Davvero? E niente. Ci aggiorniamo dopo? Dai, quando c'è il catechismo ci aggiorniamo. Ragazzi, siamo dentro a questa pone. Per vedere un po' di cose, per perdere un po' di tempo. Siamo qui dentro, vero Sam? Per perdere un po' di tempo. Bene, questa è una pone. Cosa? Alle 6 e 10? No. Non ce l'ha lo struccante alle rose? Okay. Non ce l'ha lo struccante alle rose? Mamma, se non viene adesso, mi compro il box. Sì, mi cazzo fuori. Non ce l'ha, sì. Cos'è questo? Ragazzi, ho lasciato Samu. Adesso mi sto dirigendo verso casa. Ebbene sì, mi dirigo verso casa e poi ragazzi vado con mamma e papà a fare dei servizi, perché oggi mio padre ha giornata libera, quindi non lavora e quindi appunto ragazzi non prendiamo al volo questo tempo e poi vado a prendere Samu alle 7:10. Questo vlog. Raga, sono... Scusate, ma si è stoppata anomalamente, in maniera anomala la registrazione. Sono in centro, guardate, qui ci sono tutti i monumenti, diciamo così. Sono in centro e niente, sono andato con con mamma e papà a fare dei servizi. Ho perso il mio telefono, dove cazzo sta? Senti, ma perché io devo perdere le cose? Perché? Donatemi, l'ho ritrovato. Dicevo, sono andato con mamma e papà a fare dei servizi. Adesso sono in macelleria perché stasera mangiamo la carne al fornello. E niente, cos'altro dovevo dirvi, ragazzi? Non so bene cosa comprare domani da Sephora. Vorrei fare tipo uno shopping di Huda Beauty, ma non è venduta Huda Beauty a Bari, quindi non potrò comprare Huda Beauty. Anche se Huda Beauty l'ho presa sul sito, comunque. E quindi, però, vi farò sapere, vedrete. Siamo qui al catechismo con Samuele, guardate, è in questa porta. Questa è una bella. E quindi, niente ragazzi, è tutto super colorato qui dentro, tutto. Quindi ragazzi, questo è quanto io, purtroppo, mamma, nella chiesa, mi hanno detto riprende pure nella chiesa. Ragazzi, buonasera, scusate la mia misma, io in tutti i giorni della mia vita sono praticamente così. Allora, voglio farvi vedere mia madre cosa si è comprata. Allora, lei ama il profumo Alien. È appunto un confanetto. Eccolo. Super spreloccicoso, guardate. Ecco. Che aprendolo. Ma non mi piace. Vedi. Aprendolo. Ha il profumo. Due creme corpo. Sono creme? Sì, due creme corpo. Doccia schiuma. Bellissimo, guardate. Ragazzuoli, ho asciugato i capelli. Ho lavato i capelli. Adesso devo asciugarli. E poi domani mattina faccio lo styling praticamente. E niente ragazzi, questo è quanto. Vi faccio vedere. Poi applico un prodottino di GHD sulle punte, perché dove ho le punte diciamo rovinate, ve lo faccio vedere come lo applico se vi fa piacere. E niente, qui io resto praticamente, mi asciugo i capelli col phon per un altro po' che resta, perché veramente con lo shampoo che uso si asciugano immediatamente. Io uso quello antiforfora, perché io soffro di forfora. Quello di Head & Shoulders, lo shampoo antiforfora numero uno al mondo, lo dice anche la pubblicità, e quindi utilizzo quello. Ho fatto la doccia appunto, e adesso mi asciugo i capelli, applico il prodottino di GHD sulle punte,
se volete vedere ve lo faccio vedere. Vedere ragazzi come anche col prodotto di Jack and D. Vabbè, adesso la riga è un po' diciamo sfasata, però i miei capelli sono questi. Allora, io sulle punte vado ad applicare il prodotto di Jack and D, è l'Advanced Silk and Therapy, diciamo di Jack and D appunto. Che cazzo è successo il tappo? Non so. Comunque vi faccio vedere. Ne prendo veramente così e vado ad applicarlo sulle mie punte, solo sulle punte, perché ragazzi mi è capitato che l'ho applicato praticamente alla base dei capelli e alla base mi ha fatto praticamente proprio grassi, i capelli grassissimi, perché è un prodotto comunque che va lavorato bene, che va, come dire, vedete come fa proprio, cioè vi rende proprio le punte... Poi anche per lo styling è anche un termo protettore e regolatore, lo applico un po' qui per il calore del phon appunto e lo sfumo verso l'alto e verso il basso. Prendo il prodotto così, vado verso l'alto, lo prendo e lo applico verso l'alto in questo modo. E quindi poi ragazzi niente, vado a procedere, procedo con l'asciugatura e lo styling, che in questo caso stasera non ci sarà perché lo farò successivamente domani pomeriggio. Ve l'ho detto che domani vado da Sephora? Certo che ve l'ho detto. Cioè da Sephora intendo proprio shopping di make-up domani. Quindi domani a quest'ora avrò comprato qualcosa di nuovo. Io abbasso la tavoletta del gabinetto perché mi siedo sopra. Sono ancora senza... Cioè ho le mutande ragazzi, ma non ho i pantaloni. Perché qui in casa ci sono le calorie a palla. Inizio col phon. Ragazzi, il vlog di oggi termina qui, i capelli sono perfettamente lavati, li ho bloccati con una pinzetta qui dietro, sono perfettamente lavati e puliti, questi sono i miei capelli naturali, ovviamente mi faccio di styling, tutto quello che io voglio. Adesso io vado a mangiare, chiudo qui questo vlog, grazie per essere stati con me in questa giornata, ci vediamo domani.